un traguardo senz'altro, nello stesso tempo una vergogna che ci possano impiegare 4 anni per aprire. È il fallimento di un modello di ricostruzione che era profondamente sbagliato, prima o poi qualcuno scriverà la storia di questa tragedia, di un terremoto che non ha visto tempestivamente partire la ricostruzione perché sono state fatte scelte sbagliate, a volte anche delle scelte ideologiche per imporre un modello piuttosto che un altro. E poi alla fine i fatti hanno la testa dura e quindi i modelli che funzionano si conoscono, si è cominciato piano piano a importare modelli gestionali, normative che possano consentire l'apertura dei cantieri, oltre a un impegno politico forte che io, quando sono arrivato a febbraio-marzo del 2019, ho trovato la ricostruzione pubblica senza fondi, quelli per le case popolari erano spariti, erano spirati il 31 dicembre precedente e il commissario in carica all'epoca non aveva intenzione di rifirmare e rifinanziare questo intervento. Abbiamo dovuto combattere quasi un anno per rifinanziare questo intervento, perdendo un altro anno. Abbiamo dovuto combattere per avere il personale e rafforzare gli uffici speciali e l'ATER che devono fare le progettazioni e che erano stati lasciati e abbandonati a se stessi, con lo stesso personale con cui si gestisce in tempo di pace si pensava di poter fare la guerra della ricostruzione ed inevitabilmente si rimaneva sconfitti. Oggi c'è un'altra area, abbiamo finalmente messo i fondi, cambiato almeno una parte delle norme, altre speriamo di poterle cambiare col decreto semplificazioni e col decreto agosto e chiudere finalmente questa discussione se ci ascolteranno una volta tanto. Abbiamo un ufficio speciale che sforna decreti in grande velocità, oltre 100 al mese, quando sono arrivato io ne faceva meno di 100 l'anno. E questo nuovo passo consente finalmente di poter programmare una ricostruzione vera. Entro Natale avremo altri 4 cantieri, entro la metà del prossimo anno altri 10 e si comincia a vedere finalmente la luce in fondo al tunnel.